Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta a scacchi. Questa meraviglia al taglio ha una particolarità molto curiosa, infatti si notano tantissimi quadratini bianchi e neri, tutti uguali tra loro, che danno l'effetto di una scacchiera. Insomma è veramente bellissima e oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 3 uova, 135 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 90 g di cioccolato fondente, 90 g di burro, 15 g di cacao amaro, 8 g di lievito per dolci e 30 ml di latte fresco. Per prima cosa sciogliamo a bagnomaria cioccolato, burro, il latte. Quando saranno freddi li lasceremo da parte fino al momento del bisogno. Chiudiamo. Mentre il nostro cioccolato sta fondendo, prendiamo una bowl bella capiente e ci aggiungiamo le uova e lo zucchero lo aggiungiamo poco alla volta. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo il tutto finché non diventerà una bella crema omogenea. Giunti a questa consistenza possiamo aggiungere tutte le nostre polveri, ossia cacao, farina e lievito, e mescoliamo alla prima velocità con il nostro mixer, ossia molto lentamente, finché le polveri non finiranno. Fatto ciò, aggiungiamo tutto il nostro composto di cioccolato poco alla volta e continuiamo a mescolare per bene. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti, non ci rimane altro che prendere la nostra teglia da forno, che come potete vedere è già stata imburrata e tappezzata con carta da forno e ha un diametro di 20 cm. Poi trasferiamo tutto il nostro impasto al suo interno. Infine la cuoceremo a forno normale 170 gradi per 25-30 minuti. E mi raccomando, fate la prova a stecchino perché ogni forno cuoce a modo suo. Mentre la nostra torta sta cuocendo, noi possiamo occuparci dell'altro impasto con il cioccolato bianco, e per esso ci serviranno 3 uova, 150 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 90 g di cioccolato bianco, 90 g di burro, 8 g di lievito per i dolci, 30 ml di latte fresco. Per prima cosa sciogliamo a bagnomaria cioccolato, burro e latte e li lasciamo raffreddare per bene. Per prima cosa sciogliamo a bagnomaria il cioccolato, il burro e anche il nostro latte. Poi li scioglieremo a bagnomaria per bene e li lasceremo da parte fino al momento del bisogno. Come nell'altro impasto, montiamo a spuma uova e zucchero, che aggiungiamo poco alla volta. Arrivati a questa consistenza, possiamo aggiungere tutte le polveri poco alla volta e come prima mescoliamo piano piano a velocità 1. E per ultimo aggiungiamo il nostro cioccolato sciolto a bagnomaria poco alla volta, sempre continuando a mescolare a velocità 1. Abbiamo trasferito il nostro impasto in una teglia con diametro di 20 cm già imburrata e tappezzata con la carta da forno e la cuociamo a forno normale 170 gradi per 25-30 minuti e mi raccomando facciamo la prova a stecchino. Mentre le nostre torte si stanno raffreddando, vediamo insieme gli ingredienti per la loro farcitura, ossia 150 ml di panna fresca, 150 g di cioccolato fondente e due bustine di tè e frutti rossi Twinings. Per prima cosa mettiamo a scaldare in un pentolino le nostre bustine di tè e la panna. Quando sfioreranno il bollore li toglieremo dal fuoco. Fatto ciò lo lasciamo coperto per 5 minuti in infusione. Ora possiamo tirare via le due bustine di tè e aggiungere tutto il nostro cioccolato. Fatto ciò mescoliamo per bene finché non si scioglie.
Abbiamo già tagliato il nostro impasto al cacao. Come potete vedere, le due parti sono perfettamente uguali. Abbiamo tolto la calotta superiore in modo che siano perfette. A questo punto applichiamo lo stesso procedimento anche sul nostro pan di Spagna al cioccolato bianco. Noi abbiamo formato un cerchio di carta misurante 18 cm e ora andiamo a tagliare il contorno delle parti di torta avanzato. Continuiamo così finché non finiamo tutti e quattro i pezzi. In questo modo avremo una torta che misurerà 18 cm di diametro. Ora tagliamo i nostri impasti con un disco di 12 cm. Se non ce l'avete di questa misura, potete farne anche uno di carta. Continuiamo così finché non finiamo tutti e quattro i nostri pan di Spagna. Ora con un disco di 6 cm andiamo a tagliare di nuovo il nostro impasto. Mi raccomando, il più preciso possibile. Se non avete un disco di questa misura, come al solito lo fate con la carta. Continuiamo così finché non finiamo tutti e quattro i nostri pan di Spagna. Ora togliamo tutti i nostri dischi, perché li dobbiamo far intercalare con pan di Spagna con colore diverso. Per esempio, se prendiamo quello al cacao, dobbiamo mettere il secondo cerchio bianco e il terzo ancora nero. Continuiamo così finché non finiamo tutti e quattro i nostri pan di Spagna. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. E per prima cosa prendiamo un pan di Spagna con il primo contorno nero, ci mettiamo una leggerissima dose della nostra ganache aromatizzata al tè e frutti di bosco e la spalmiamo per bene aiutandoci con una spatolina. La copertura deve essere uniforme. Poi appoggiamo sopra un disco con la parte esterna bianca e applichiamo lo stesso procedimento di prima finché non finiamo tutti i pan di Spagna. A eccezione dell'ultimo, che non dobbiamo mettere crema sopra. Ora mettiamo la torta in frigo a riposare fino al momento del bisogno. Per la copertura della nostra torta ci serviranno 500 ml di panna fresca da montare già zuccherata. L'abbiamo trasferita in una boule più capiente e ora andiamo a montarla per bene a neve ben ferma. Ora aggiungiamo una generosa dose di panna alla nostra torta perché non si devono vedere gli strati, deve essere bianca uniformemente. Ora la lasciamo un quarto d'ora in frigo a riposare. Per la decorazione della nostra torta ci serviranno 100 g di cioccolato fondente fuso, la ganache che ci è rimasta e 500 g di fragole fresche. Per prima cosa immergiamo le nostre fragole nel cioccolato fuso e le adagiamo su un foglio di carta da forno. Poi, quando avremo finito di immergerle tutte, metteremo il tutto nel freezer a raffreddare per 5 minuti. Dopo aver riscaldato la nostra ganache e aver lasciato che arrivi alla temperatura di 29 gradi, non ci rimane altro di decorare per bene la nostra torta. Noi ne prendiamo un po', la adagiamo molto delicatamente sul bordo e lasciamo che goccioli molto leggermente. Continuiamo così per tutto il bordo della nostra torta. La restante ganache la mettiamo nella calotta bianca e la livelliamo per bene. Ora la lasciamo riposare in frigo per 10 minuti. E finalmente siamo arrivati al tocco finale della nostra torta e aggiungiamo le fragole nel verso che vogliamo. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. E ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Mamma mia, ragazzi, veramente stratosferica, è qualcosa di stupendo e speciale. La ganache è buonissima.
si sente quel retrogusto molto accentuato di tè e frutti rossi che dà un gusto in più alla torta e la rende avvolgente. Poi si sposa alla perfezione con la panna. I pan di Spagna, grazie a questa ganache, si sono ben inumiditi e in tutto danno un sapore stupendo alla torta. Insomma, ragazzi, veramente fantastica, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!